Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Oggi vediamo come preparare la fantastica cheesecake arcobaleno. Ma lo sapevate come nasce un arcobaleno? Ebbene, è un fenomeno ottico e meteorologico che per la sua natura misteriosa e la sua straordinaria bellezza ha da sempre affascinato l'uomo. L'arcobaleno infatti non è niente di tangibile o di concreto nello spazio, infatti dipende tutto dall'illuminazione del sole e da dove si trova lo spettatore rispetto all'arcobaleno. Come spiega Isaac Newton nella teoria del prisma, le goccioline d'acqua rimaste sospese in aria, che vengono illuminate dalla luce solare, riflettono 6 colori, anche se lui ne individuò un altro, l'indaco, tra il blu e il violetto. Nella ricetta abbiamo comunque deciso di aggiungere il colore che aveva trovato lui. Però successivi studi hanno apportato che in realtà i colori visibili all'uomo sono solamente 6. Sono rispettivamente il rosso, l'arancione, il giallo, il verde, l'azzurro e il violetto. Ma lo sapevate che esiste un altro tipo di arcobaleno notturno? Si chiama Moonbow, letteralmente appunto arcobaleno notturno. E per la scarsa capacità dell'uomo di vedere le cose nella luce lunare, vediamo un grandissimo arco bianco. È qualcosa di spettacolare ed è veramente raro da trovare. Infatti solamente in certe notti di luna piena in certe parti del mondo si può notare. Iniziamo la nostra ricetta. Iniziamo la ricetta facendo la base per la nostra torta. Quindi in un mixer mettiamo 150 g di biscotti macine del mulino bianco e 100 g di amaretti. E li frulliamo fino ad ottenere una consistenza sabbiosa. Poi aggiungiamo 100 g di burro fuso e continuiamo a mescolare per altri 10-20 secondi. Fatto ciò, prendiamo una teglia di 20 cm di diametro e 10 cm di altezza con carta da forno sul fondo e acetato lungo i lati e ci trasferiamo tutto il composto di biscotti. Prima lo livelliamo con una palettina, poi usiamo un batticarne per ottenere una superficie più liscia. Infine mettiamo in freezer per 30 minuti. Nel frattempo possiamo occuparci della nostra crema arcobaleno. Quindi in una ciotola mettiamo in ammollo per 10 minuti in acqua molto fredda 24 g di gelatina. Poi prendiamo una ciotola capiente e aggiungiamo 500 g di mascarpone a temperatura ambiente e lo lavoriamo un po' con una frusta. Poi aggiungiamo 1 kg e 100 g di yogurt bianco cremoso poco alla volta finché lo finiamo. A questo punto, se per voi è poco dolce, potete aggiungere 80 g di zucchero a velo, mescolando molto bene. Suggeriamo di tirare fuori dal frigo i due ingredienti per almeno 2-3 ore prima di usarli. Prendiamo la gelatina ben strizzata e la mettiamo in un pentolino con 4 cucchiai di latte. Poi mettiamo sul fuoco a sciogliere. Una volta che la gelatina sarà sciolta e ancora calda, la versiamo sulla crema a filo, mescolando continuamente finché sarà ben amalgamata. Ora è arrivato il momento di dividere la crema in 7 parti uguali, dove dovete tenere conto del peso della gelatina e del latte. Quindi a noi sono venuti 304,5 g per ciotola. Iniziamo a colorare la prima ciotola con il rosso. E proseguiamo con tutti gli altri colori, quindi l'arancione, il giallo, il verde, l'azzurro, il violetto e l'indaco. Per farlo serve una goccia di rosso e 3 gocce di blu. Ecco qua tutti i nostri colori, guardate come sono belli vivaci! Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio. Tiriamo fuori dal freezer la torta e iniziamo a mettere il primo colore, l'indaco. Muoviamo la teglia per livellare il tutto, poi sbattiamo un pochino per assestare e mettiamo in freezer per 20-25 minuti. Passati 20 minuti tiriamo fuori dal freezer la torta. Facciamo lo stesso procedimento di prima e lo rimettiamo in freezer sempre per 20-25 minuti. Andiamo avanti così con tutti gli altri colori, ricordandoci che dopo ogni strato bisogna mettere in freezer la torta. Quando avremo finito di aggiungere anche il rosso, copriamo con pellicola non a contatto e mettiamo in frigo per almeno 6 ore.
Noi suggeriamo tutta la notte. Il giorno seguente tiriamo fuori dal frigo la torta, togliamo la pellicola e l'anello rimovibile. Poi con cautela tiriamo via l'acetato. Guardate che meravigliosa torta! Fa veramente brillare gli occhi. Ammirate che belli e precisi sono gli strati colorati. La torta arcobaleno fa sempre un grande effetto. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso gustiamo questa meravigliosa cheesecake arcobaleno. Cosa posso dirvi? È una torta buonissima, bella fresca e proprio adatta all'estate. Il profumo degli amaretti nella base dona una sprint in più alla torta e la crema è leggera e delicata. Inoltre ha un aspetto visivo bellissimo. Insomma, cosa posso dirvi? È assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.